Fratolini, uno dei maggiori esperti, io ho sentito delle personalità che ci hanno presentato sul piano italiano, sul piano europeo, diciamo sul piano internazionale, dei temi relativi all'esclusione sociale. È stato presidente della commissione Istat per la stima delle nuove povertà, per il lavoro di ridefinizione. È co-redattore del giornale dell'economia ineguale e soprattutto si interessa di ricerche relative alla distribuzione del reddito e della ricchezza sulle nuove povertà e sulle questioni relative all'esclusione. Povertà e benessere, una geografia delle disuguaglianze in Italia, dimensioni della disuguaglianza in Italia, povertà, salute e abitazione, sono i titoli delle opere che sono riuscito così a reperire. Probabilmente l'ultima che ho visto è del 2009, non so se nel frattempo c'è qualche altra opera, alcune scritte con la sociologa che alcuni di noi conoscono, che è Chiara Saracino. Quindi abbiamo qui il direttore principale. Mi ha colpito, diciamo, lo stile tipico di Banca Italia, lui è arrivato qui in treno, poi ai giornalisti che gli chiedevano interviste, dice no, noi di Banca Italia non diamo interviste, quindi come dire, uno stile molto sobrio a cui siamo stati abituati anche da governatori come Carlo Azeglio Ciampi e altre personalità che hanno rappresentato nella storia italiana, diciamo, una delle istituzioni più autorevoli dell'Italia in Europa e nel mondo. Quindi in questo senso diamo il benvenuto a lei. Il tema di cui si occuperà è povertà ed equità. Lo abbiamo fatto qui questo incontro proprio per agevolare dal punto di vista della comunicazione, dell'efficace comunicazione, l'illustrazione di un tema molto difficile e attualissimo, e lui parlerà mentre probabilmente il nuovo governo comincerà ad affrontare anche questi temi con il nuovo ministro Padoan. Buonasera, per me è un grandissimo piacere essere la mattina di Carlo, tutti il sindaco Don Stuerano, che è stato il primo che mi ha invitato qui la mattina, da novembre, l'assessore Scialli che si è occupato dell'organizzazione e tutti gli altri che mi hanno voluto invitare la mattina. Per me è un grande piacere andare in giro per l'Italia a parlare di questi temi e più in generale dei temi dell'economia. Credo che sia un dovere nostro come funzionari della Banca d'Italia trasmettere le cose che facciamo e spiegare agli italiani l'analisi che facciamo. Trovo che troppo spesso in questo paese il chiacchiericcio abbia la prevalenza sulla analisi seria. Spero di contribuire come smettermento a chiarire tutto. Il tema di equità e povertà, il titolo di questa relazione non l'ho scelto io, è un titolo che mi è stato richiesto osservato prima dall'assessore Ciampi. È un tema difficilissimo. Equità e povertà sono due temi, due parole su cui si sono scritti fiumi di inchiostro, e mi chiedevo come i 30, 35, 40 minuti che devo parlare avrei potuto trattare questo tema. Ho fatto una scelta, spero non troppo azzardata, e ho scelto di iniziare da alcune riflessioni molto generali e poi passare invece ad alcune considerazioni sulla situazione italiana. Riflessioni molto generali non vuol dire che intendo entrare in questioni filosofiche difficili. Parlando di equità, potrebbe iniziare a parlare già prima, potrebbe citare il De Repubblica di Platone. Platone diceva che tra il più ricco e il più povero di una società il rapporto del reddito della ricchezza deve essere 4-1, siamo largamente oltre questi rapporti nelle nostre società moderne, ma però anche il creatore pensava a una società in un certo senso.
schiavi, quindi c'è una parte di popolazione che aveva anche un diritto che non era questo rapporto. Quindi avremmo potuto parlare di Rousseau, avremmo potuto parlare di John Rawls, che ha fondato la moderna analisi della giustizia distributiva, quindi la moderna analisi dell'identità. Quindi non parlerò di questo, parlerò invece di una cosa più, credo che sia più importante, faccio ancora un attimo, prima voglio fare una piccola premessa sul perché ci occupiamo di questi temi. Non, è un punto importante perché ci serve anche per capire meglio le cose che dirò. Ci sono essenzialmente tre ragioni per cui noi ci occupiamo di equità, o sostanzialmente della distribuzione, di equità nella distribuzione delle risorse, uso risorse in senso generico, possono essere reddito, può essere ricchezza, ma perché no, meglio. Ci può interessare come si distribuiscono le risorse, semplicemente perché siamo interessati dal punto di vista statistico a come la realtà del fenomeno, cioè ci interessano le medie, la crescita media di un paese, ci interessa come questa crescita economica si distribuisce tra i cittadini del paese. E questo già di per sé non lo riconosciamo, però ci sono altre due ragioni, e questo è importante chiarire fin dall'inizio. Una ragione è quella che io definisco di ordine strumentale, ci interessa la l'uguaglianza, la disuguaglianza dei redditi, non in quanto tale, ma in quanto il livello di disuguaglianza danneggia o favorisce, dipende dalle tesi, dalle relazioni, altre variabili che sono per noi più rilevanti. Per esempio, la crescita economica del paese. Gli economisti hanno indagato negli ultimi anni molto la relazione tra livello di disuguaglianza e crescita economica, arrivando a conclusioni non sempre, conclusioni contraddittorie, perché sostanzialmente il punto è: più disuguaglianza fa male alla crescita economica, sì, ma non sempre, non in tutti i paesi, non in tutti i livelli sociali. Però questo qui è un interesse di ordine strumentale, non ci interessa la disuguaglianza in quanto tale, ma ci interessa la disuguaglianza perché è lo strumento per ottenere l'obiettivo che è l'interesse, per esempio la crescita economica. Wilkinson e Fichte, un libro molto famoso, molto popolare, hanno messo in relazione il livello di disuguaglianza alle condizioni sociali e di salute della popolazione, dicendo che la disuguaglianza è la causa principale della cattiva salute delle popolazioni ricche, che si sono concentrate soprattutto sui paesi avanzati. C'è un terzo punto, ed è quello che mi preme sottolineare, per cui noi ci occupiamo di uguaglianza dei redditi, ed è un punto legato ai giudizi etici, ai giudizi normativi. Tutti noi abbiamo una qualche visione su quale, su quanto giusta sia la distribuzione della ricchezza e della reddito nei nostri paesi. Non tutti abbiamo, non abbiamo sicuramente tutti la stessa visione, ma tutti noi abbiamo, in una forma più o meno sviluppata, un'idea di quale dovrebbe essere l'equità della distribuzione. E osservando il mondo reale, diciamo, questa è la distribuzione iniqua, molto, poco, tanto, e così. Bene, ci sono questi tre livelli che spiegano perché ci occupiamo di tutto questo. Allora, nel momento in cui decidiamo le politiche, è importante che siamo consapevoli del fatto che una politica economica o sociale la adottiamo o perché vogliamo creare più uguaglianza in funzione di qualcos'altro, o perché vogliamo creare più uguaglianza perché riteniamo che l'uguaglianza sia un valore in sé. Io lo ritengo, non mi si sta dire, lo ritengo, però è importante essere consapevoli di questo aspetto. Ora, prima di passare alle idee italiane, qualche minuto sulle questioni più filosofiche. La questione importante di cui dobbiamo essere consapevoli quando analizziamo disuguaglianza e povertà è che c'è una intersezione, una sovrapposizione tra due campi, due dimensioni: le differenze oggettive tra le persone di reddito o di ricchezza e quello che è il nostro giudizio di valore. In quella idea parlavo di variabilità al primo punto e di visione normativa al secondo. Nel momento in cui noi andiamo a misurare la disuguaglianza e usiamo un indice statistico di disuguaglianza o di povertà, la stessa cosa,
Noi stiamo costruendo una misura che, pur essendo statistica, che coglie le differenze tra le persone, ha intrinseco al suo interno un giudizio di valore. Quel giudizio di valore è quello che porta a quella funzione, a quella specifica funzione statistica che usiamo per misurare le sue grazie. Può sembrare un discorso astratto, certo, di chiarirlo come esempio. Vi farò vedere adesso due delle istituzioni in due città immaginarie, due città invisibili, riferimento a Calvino, che quindi sono perfettamente il tema, bellissimo libro di Calvino, le città invisibili. In questo libro di Calvino ci sono due città che io ho scelto, ce ne sono tante altre. Io ho preso Anastasia e Zoraide. E ora allora io vi farò vedere nella prossima slide l'ipotetica distribuzione dei redditi in queste due città. E quello che vi chiedo è l'esercizio mentale. Non sarà possibile interagire con voi, quindi sono io che espliciterò quelle che sarebbero le vostre valutazioni, ciò che ho fatto più volte nelle mie presentazioni. Queste sono le due distribuzioni. Quello che mi interessa capire è: voi avete Anastasia sulla sinistra e Zoraide sulla destra, il verde e l'arancione, ogni barra corrisponde a, potete pensare, una persona, una classe di persone, tutti uguali tra loro, e l'altezza della barra è il loro reddito. Quindi a Zoraide avete degli arancioni e Anastasia con i verdi. Se voi osservate queste due distribuzioni, per esempio Anastasia, vedete, ci sono i redditi 50, 70, 80, 80 e 100, e a Zoraide sono 100, 140, 160, 160, 200. L'esercizio mentale che vi chiedo è: quale delle due distribuzioni è più diseguale? Quella di Anastasia verde o quella di Zoraide? Pensate di essere un viaggiatore, potrebbe essere Marco Polo, che ha visto il cammino, vista questa sua città, osserva i redditi in queste due città e si chiede qual è la città con la distribuzione più diseguale. Ora, qui non c'è, che sia chiaro, la risposta giusta, perché la risposta che voi date è esattamente l'espressione del giudizio di valore che voi avete, del giudizio che voi date, del giudizio di equità che voi date su queste due distribuzioni. E ora vi faccio un paio di esempi su come voi potreste rispondere. Questo è quello che è accaduto più volte quando ho fatto questo esercizio. Una persona potrebbe dire: beh, la distribuzione del reddito è altrettanto diseguale in tutti e due i paesi, no? I due paesi non hanno una distribuzione diseguale. Ma perché? Perché se voi fate il rapporto, per esempio, tra il più ricco e il più povero, questo rapporto è di 2, 100 su 50, nell'una e 200 su 100 nell'altra, cioè il rapporto più ricco e più povero è 2, e così tutti gli altri rapporti. E infatti i numeri sono positivi, i redditi di Zoraide sono il doppio di quelli di Anastasia. Questa risposta, dire il livello di disuguaglianza è lo stesso in queste due città invisibili, è esattamente la risposta che danno tutti gli indici di disuguaglianza che noi usiamo correntemente per analizzare le nostre società. L'indice di Gini, per quelli che di voi che hanno fatto statistica o economia, Gini era un statistico italiano tra le due guerre, direbbe che il livello di disuguaglianza è lo stesso. Però se voi iniziate a ragionarci ancora, non è ovvio che questa sia la risposta. Perché non è ovvio? Beh, una prima considerazione è che prendete Anastasia, fate la differenza assoluta tra reddito di 100 e 50, fa 50, mentre a Zoraide la differenza tra reddito più ricco e più povero è 100. Quindi in termini di quantità di, pensate come euro, pensate come parate, come conchiglie, qualsiasi sia l'unità di conto di questi due paesi, la quantità assoluta che il più ricco ha in più del più povero a Zoraide è doppia di quella della Stasi. Se questo è, potreste anche argomentare: beh no, forse Zoraide ha una disuguaglianza superiore alla Anastasia. Qualcun altro potrebbe obiettare: attenzione però, Zoraide sì, ha una disuguaglianza assoluta superiore,
Però se io dovessi scegliere, faccio l'esercizio dietro il velo dell'ignoranza, come la chiamava Giorgio Rossi, non so in quale delle due città il destino mi farà vivere, beh, preferisco vivere a Zobede, perché a Zobede i redditi assoluti sono più alti. Come vedete, vi ho dato tre argomentazioni che portano a ordinare queste due città in un confronto di disuguaglianza o di equità inteso in senso molto ampio, molto preciso, ben differente, vuol dire che hanno lo stesso livello di disuguaglianza, che una è uguale dell'altra, o viceversa. Questo è quello che io intendo quando vi dico dietro ciascuna misura di disuguaglianza dove abbiamo un giudizio di valore. Questa è la citazione di un articolo di Serge Coma, grande economista francese, pubblicato sul giornale di Francia, uno dei giornali di economia, di questa economia più tecniche e piena di matematica, che non potete neanche immaginare, perché questo secondo me è molto matematica adesso, forse poco. Questa citazione di Serge Coma, lui costruisce un intero paper, 80 pagine di matematica, essenzialmente su questa osservazione del mondo reale. E Serge Coma, economista francese, osservava quello che era successo nel maggio 68 francese, in questo accordo di Grenoble, in cui venne deciso un aumento di tutte le tasse. E questo aumento era proporzionato, cioè sia la stessa percentuale per tutti, come si vedete direttamente la citazione. Questo voleva dire dare molte più sterline, forse molti più franchi in questo caso, ai ricchi, cioè coloro che hanno già le condizioni alte, perché l'aumento era percentualmente lo stesso per tutti. Per tutti, quindi un aumento del 10%, per uno che ha 1000 è 100, per uno che ha 100 è 10. E se la scuola obietta, ma se questo è, molti di più radicali in Francia si sentirono defraudati da questa decisione e pensavano di aver perso, che si fosse aumentata la disuguaglianza. Sulla base di questo, lunga, Serge Coma costruisce un indice alternativo a quello che viene chiamato usati, tale per cui la situazione di uguale disuguaglianza non è quella di prima dove tutti i redditi di dovere sono moltiplicati per due, ma è questa. In questo caso, secondo l'indice di Coma, questi due paesi, Anastasia e Zobeda, hanno la stessa disuguaglianza, ma non perché abbiamo raddoppiato i redditi di Zobeda, ma perché abbiamo dato la stessa identica quantità di redditi in più. Questi sono due esempi astratti, implicitamente in questa valutazione c'è il fatto che tutte le persone siano uguali, cosa che non è il mondo reale, però questo è il ragionamento logico, mentale, che noi facciamo con gli economisti e gli statistici quando costruiamo un indice di disuguaglianza o di povertà. E questo è il ragionamento logico implicito in qualsiasi valutazione che facciamo della situazione reale. E questo è qualcosa che va sempre tenuto ben presente. Una osservazione importante, essenzialmente io mi sono concentrato su reddito e ricchezza, non sono stato molto preciso. Non è detto che questo sia lo spazio, sul termine come lo usa Marta a sé, la dimensione in cui sia più opportuno valutare l'equità. Ovvero sia, Marta Sen fa un esempio che è molto Martesen dice: io vedo due persone, una persona completamente sana, una persona ha una grave disabilità. Se a queste due persone io do lo stesso reddito, ho sì uguaglianza del reddito, ma non ho uguaglianza nella qualità della vita, perché la persona con una grave disabilità ha una funzione di trasformazione del reddito in cose importanti per la vita, qualità della vita, nel senso molto impreciso, che è inferiore perché la sua disabilità gli richiede, ne so, più risorse per potersi muovere sul territorio, non può andare in bicicletta, dipende dal tipo di disabilità. Allora, il punto di Amartya Sen qual è? Noi ci concentriamo molto sul reddito e il reddito, lo stesso Amartya Sen ce lo dice, è una variabile chiave per le condizioni delle persone. Il reddito è uno strumento, è il mezzo per raggiungere le cose che sono importanti nella vita. E dobbiamo tenere conto, in qualche modo,
misura delle differenze, della capacità che le persone hanno di trasformare questo letto in qualità della vita. Quindi lo spazio in cui Amartya Sen dice noi dobbiamo valutare l'equità è quello che chiama del functioning, cioè delle capabilities in inglese, del funzionamento delle capacità come è tradotto in italiano. Quindi non è veramente la variabile che ha una ricchezza monetaria, ma questo altro spazio di indicatori multidimensionali di qualità della vita. Su questo c'è una letteratura che sta diventando sterminata, non è niente, è semplicemente un avvertimento importante. Di nuovo, quando parliamo di equità, di uguaglianza, contano i giudizi di valore, come dicevo prima, che sono impliciti nelle misure che noi usiamo per stimare l'entità di questi fenomeni, conta la scelta che noi facciamo della variabile chiave dell'unità, che sia reddito, che sia ricchezza. Se noi perseguiamo la ricchezza dei redditi, non necessariamente stiamo perseguendo, scusate, se noi perseguiamo l'uguaglianza dei redditi, non necessariamente stiamo perseguendo l'uguaglianza in un'altra dimensione del vivere umano, che è per esempio la qualità della vita. Di questo dobbiamo essere coscienti. Credo che una volta che si è fatta questa riflessione, nessuno perseguirebbe l'uguaglianza dei diritti per sé. Come diceva Corrieri, parti uguali, tra diseguali, non creano uguaglianza. Ora, sto parlando molto più lento di quello che avete visto, quindi salterò considerazioni analoghe sulla povertà, perché vorrei concentrarmi un po' sulla situazione italiana. Eventualmente torniamo dopo su questo, però sono considerazioni simili a quello che ho fatto, però legate alla povertà. La situazione dell'Italia. Adesso vi presenterò una serie di slide, non c'è una, c'è una sequenza, non c'è una storia logica, però voglio darvi una serie di fatti, di valutazioni statistiche su quella che è la situazione dell'Italia, sotto il profilo di povertà soprattutto e di disuguaglianza. La prima considerazione importante riguarda l'attuale situazione economica macroeconomica. Voi vedete in questo grafico sono riportate tre curve, la rossa, la blu e la violetta. La rossa è l'andamento del prodotto interno lordo, il PIL, la variabile di cui sempre si parla, che misura la crescita economica di un paese. E come vedete il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dai primi anni 60 in maniera molto regolare fino ai primi anni 90. Negli anni 90 c'è stato un processo importante, poi la crescita è ripresa, non si vede bene, l'ho schiacciato, però la crescita successiva negli anni 90 è stata un po' più lenta. Si è fermata nel decennio 2000. Negli anni 2000 la crescita economica complessiva è stata modesta, e c'è stato un crollo dell'attività economica dalla grande recessione in poi. Sono state due recessioni di fatto in termini tecnici: la recessione, la grande recessione 2008-2009, scatenata dal crollo dei mercati finanziari e poi immediatamente trasferitasi ai mercati reali, sostanzialmente c'è stato un blocco del commercio internazionale immediato nell'autunno del 2008. È stata una recessione di intensità fortissima, ma di durata breve. Tecnicamente nel 2009 riprende la crescita italiana, così come dagli altri paesi, quella italiana è molto più debole. E noi entriamo in una seconda recessione nel 2011 con la crisi dei debiti sovrani, quindi sostanzialmente la crisi che ha coinvolto i paesi del sud Europa. La somma di queste due crisi ci ha riportato il nostro PIL indietro di molti anni. Però questo PIL è un aggregato, misura la capacità di un paese di produrre, non misura il reddito delle sue famiglie. Se noi andiamo a vedere questo dato di contabilità nazionale, esattamente come il PIL, guardiamo il reddito delle famiglie italiane, avete una curva violetta, quella che passa del reddito delle famiglie. E qui la difficoltà delle famiglie italiane è prima. Sostanzialmente dal 92 le famiglie, il reddito delle famiglie italiane non si riprende più, perché in parallelo alla subito dopo la crisi c'è la correzione dei conti pubblici, gravi subiti che avevamo provato nel precedente, e anche gli sbilanci delle imprese italiane,
e dentro le famiglie non cresce, e dentro le famiglie italiane, dopo la stagnazione che è durata dai primi anni 90 fino alla fine degli anni 2000, fino a fine 2008-2009, successivamente la caduta dal 2009 ad oggi, se sommiamo queste due fasi, noi il reddito delle famiglie italiane in termini pro capite e in termini reali, cioè per andare i prezzi, è tornato ai livelli dell'88. Quindi vuol dire che le famiglie italiane hanno mediamente, o le persone italiane hanno mediamente, lo stesso reddito reale che avevano nel 1988. Da allora non siamo praticamente cresciuti. Con questo dobbiamo fare i conti. E quali sono stati gli effetti? Questa è una dinamica legata. Quali sono stati gli effetti sulla povertà e sulla distribuzione del reddito? Le famiglie hanno compensato in parte questa caduta dei loro redditi reali in aggregato usando che cosa? Usando la ricchezza. Le famiglie italiane sono ricche, ovviamente più ricche di molte delle famiglie di altri europei. Hanno depurato ricchezza, hanno usato in parte i guadagni in conto capitale che hanno fatto sulla ricchezza, non ci dimentichiamo che i prezzi delle case sono cresciuti, non ci sono state bolle come speculative come nel Regno Unito o in Spagna, ma i prezzi delle case sono cresciuti anche in maniera considerevole negli anni 90. E hanno, come vedete la curva verde, le famiglie hanno ridotto il numero di risparmi. Le famiglie italiane, tradizionalmente grandi risparmiatrici, hanno iniziato a risparmiare sempre di più e siamo adesso stati risparmiando in media meno di quanto facciano per esempio le famiglie tedesche o quelle francesi. Quindi abbiamo usato il nostro capitale, o abbiamo ridotto la nostra accumulazione di capitale in aggregato per mantenere i nostri livelli di vita. Ci dicevamo prima, sostanzialmente abbiamo usato le rendite del paese nel suo complesso per sostenere i nostri livelli di vita, ma le rendite non si possono usare per sempre, a un certo punto la ricchezza si depaura e bisogna tornare a quello che detto, ma questa è un'altra storia. Cos'è successo alla povertà? La povertà, così come dicevo prima, la disuguaglianza, possiamo pensare a diversi indicatori per misurarla. Queste sono stime tutte dell'Istat, tutte basate sulla spesa per consumi. Ho riportato varie linee proprio perché è importante capire dove stiamo tagliando la distribuzione dei consumi per capire quali sono le famiglie povere. Allora, la linea blu centrale, continua, è la povertà definita in termini relativi. Sostanzialmente noi cosa la definiamo? Chiamiamo povera una famiglia di due componenti che ha una spesa per consumi annua inferiore o uguale alla spesa pro capite. Quindi sostanzialmente due persone che spendono per consumi meno di quanto spende in media la persona italiana è considerata una famiglia considerata povera. E questa è quella che viene chiamata standard, viene chiamata la standard. È relativa perché la soglia di riferimento basata sulla spesa media pro capite e viene cambiata di anno in anno. Se voi guardate questa curva, partiamo dal 98, dal 1998 ci sono un po' di oscillazioni, ma sostanzialmente non ci sono cambiamenti. C'è un aumento della povertà relativa solo nell'ultimo anno, nel 2012. E lo vedete, se ci riesco. Questo qui è l'aumento della povertà. Ci sono altre due soglie, la rossa e la verde, altre due linee. Questa è la povertà relativa al 120%. Noi non sappiamo qual è la soglia di povertà dal punto di vista statistico, quindi aumentiamo e vediamo la sensibilità della nostra stima aumentando, prendendo il livello della soglia implicita in questo andamento qui, e lo moltiplicando per 2,2. Quindi aumentiamo la soglia. Tanto la soglia è maggiore da quanto il numero o la proporzione di famiglie in povertà, però come vedete è piatta e neanche nel 2012 c'è un aumento. La linea che stiamo riducendo la soglia, quindi stiamo abbassando il livello di riferimento, e anche in questo caso c'è sì un aumento, ma piuttosto contenuto nel 2012. Quindi questo aumento molto forte nel 2012 della soglia relativa ci dice che è un movimento attorno alla soglia. Famiglie che hanno una spesa molto vicina a quelli del mondo, non voglio ripensare, voglio semplicemente dire che le modifiche della distribuzione dei consumi sono
più contenuto di quello che ci possiamo immaginare guardando questo sfondato. Però il problema è che in una fase di recessione così acuta come quella che abbiamo vissuto negli ultimi 5 anni, una soglia relativa può darci un'indicazione più grande. Perché? Perché i consumi pro capite sono fortemente caduti. Se i consumi pro capite cadono, cade la soglia di riferimento che usiamo per misurare la povertà. Quindi avremo meno persone di povertà. Se noi invece teniamo la soglia di riferimento fissa a un certo livello, allora abbiamo persone che cadono in povertà perché non sono in grado di mantenere quel livello di consumi che giudicavamo l'anno prima, questo è il tempo della soglia di povertà. Questo è l'esercizio che viene fatto qui. Allora, qui cosa succede? Fissiamo la soglia di povertà al livello del 2007, prima della recessione, e lo teniamo fermo in termini di anno, ovvero se questo livello, questa soglia di povertà, questo livello di spese e di consumi, la cambiamo da un anno all'altro solo per la variazione dei prezzi. Se facciamo questo, come vedete, da allora la povertà aumenta, ed aumenta molto di più, ed aumenta per tutte per le definizioni che dicevo. E questo andamento, osservando soprattutto qui, vedete perfettamente coerente con quest'altra linea. Quest'altra linea in fondo è la povertà assoluta. In questo caso il criterio di calcolo è completamente differente, ma è assoluta esattamente nel senso in cui era prima l'altra linea, ovvero se la soglia cambia da un anno all'altro solo per la variazione del livello dei prezzi. Quindi, il messaggio importante di questo grafico, come si mostra la povertà in Italia negli ultimi anni, se lo valutiamo in termini relativi non si mostra tanto, neanche durante la recessione recente. Perché? Perché la soglia di riferimento relativo cambia nel tempo perché riflette la caduta dei consumi complessivi. Se noi iniziamo la soglia di riferimento in termini assoluti, lo teniamo fermo nel tempo, correggendo solo dei prezzi, abbiamo un peggioramento della povertà molto significativo in Italia. A questo peggioramento a questo peggioramento della coda bassa della distribuzione del consumo corrisponde un peggioramento anche della coda alta, ovvero se le famiglie più benestanti anche loro hanno ridotto il loro consumo. Quindi c'è stato un peggioramento complessivo delle condizioni di vita della popolazione italiana ed è stato sostanzialmente simmetrico per i più ricchi e per i più poveri, facendo sì che l'indice di disuguaglianza sia di povertà sia di reddito non siano cambiati tanto. Quindi se noi misuriamo la disuguaglianza in termini relativi, ricordate come lo dicevo prima, con le misure standard, non abbiamo un peggioramento della disuguaglianza durante la recessione, cosa che ci ha stupito molto, ha stupito tutti gli analisti di questi tipi. Lo stesso è avvenuto in altri paesi, tranne poche eccezioni, la Spagna in particolare, quella che è stata molto più avuta. Questo grafico temo che si veda male. Sociale dell'intro quando il tempo è finito, c'è l'auditorio molto attento, speriamo che sia aumentato. Allora, questo come è cambiato la povertà negli ultimi durante la recessione, allora qui il confronto tra 2007 e 2012, uso gli stessi dati che facevo vedere prima per la spesa per consumi, questo è il totale e come vedete ci sono due barre, purtroppo il colore che il computer è diverso, questa barra blu è la variazione della povertà relativa, mentre la barra rossa sulla destra è la variazione della povertà assoluta. Allora, tra 2007 e 2012, come abbiamo visto prima, c'è stato un aumento anche della povertà relativa, questa è la linea standard. Questo è quello che è avvenuto nel totale, quindi sono le variazioni che vedevamo nel grafico precedente. Questa è la disaggregazione per tipologie di famiglie. Iniziamo dalla parte destra, questo è nord, questo è centro, questo è sud delle isole. Il peggioramento della situazione è stato generalizzato in tutti i paesi, in tutta la parte, tutte le regioni del paese. È stato più forte nel sud e nelle isole che nel nord e nel centro. Queste sono variazioni di punti percentuali, le faccio
tasso di povertà meglio nel 2012 e il tasso di povertà nel 2007. Il peggioramento del nord, nel sud della Grecia è stato peggiore che nel resto del paese, dove i livelli di povertà, come voi tutti sapete, erano già più elevati, sia quella relativa che quella assoluta. Questo dato è vero per quasi tutto. Queste sono le caratteristiche lavorative del capofamiglia, della persona di riferimento, come la chiama lista. Queste sono tipologie familiari, queste sono persone in affitto e in proprietà, quindi il titolo di proprietà dell'abitazione. E il dato generale è che il peggioramento è stato diffuso in quasi tutte le tipologie di famiglie, e il peggioramento è stato più forte per quelle tipologie di famiglia che già avevano un'incidenza maggiore della povertà, quindi il sud rispetto al resto del paese, o per esempio gli operai, questa è una qui, rispetto ai dirigenti o agli impiegati. C'è un dato che va evidenziato, tuttavia, che è in parte un po' di tendenza, e riguarda queste sono le persone sole che hanno più di 65 anni, che hanno addirittura avuto una diminuzione della povertà relativa, quella assoluta è rimasta sostanzialmente ferma, e queste sono le coppie senza figli in cui il capofamiglia ha 65 o più anni. Questo è un dato importante di quello che è avvenuto nell'ultima recessione. È un dato che riguarda tutti i paesi avanzati, trovate lo stesso dato in Inghilterra, nel Regno Unito, trovate in Spagna, trovate in Germania. Alla recessione, alla fase recessiva, negli ultimi 5 anni di fase recessiva, è associato un peggioramento relativo delle condizioni dei più giovani rispetto agli anziani. Questo è facilmente comprensibile. Noi abbiamo dei sistemi di welfare sviluppati in Europa con delle differenze, e coloro che sono stati più protetti sono stati pensionati, nonostante tutto, soprattutto i pensionati con i redditi più bassi. E questo ha fatto sì che i pensionati nella fase di recessione abbiano visto i loro redditi protetti maggiormente di quanto hanno avuto i giovani. Questo è vero dappertutto, è più forte in Italia che altrove. Perché è più forte in Italia che altrove? Perché in Italia il nostro welfare è uso sbilanciato in senso tecnico, senza il visto di valore, verso le pensioni. Noi siamo uno dei pochi paesi dell'Unione Europea a non avere un reddito, chiamato reddito minimo, reddito di cittadinanza, un sostegno al reddito per le persone di sotto dei 65 anni, che per il lavoro non hanno altra fonte di reddito. Una persona che non possa lavorare, che non ha reddito, una cassa integrazione o un sussidio di disoccupazione nel caso del lavoro, non ha altra fonte di sostegno economico. Da questo punto di vista l'Italia è un'anomalia in Europa, insieme alla Grecia e questo spiega questa andamento. Parlavo dei giovani. La questione dei giovani è una questione che va più indietro. Questo è un grafico, secondo me, molto significativo. Mi chiedo un attimo per essere compreso, ma ci racconta molto, molto più di tanti dei discorsi. Questo grafico è fatto da due colleghi che diceva in Italia, Rosolia, Alfonso Rosolia e Roberto Torini. Guarda alle retribuzioni stimate sui dati dell'INPS, quindi sono dati ufficiali, sono le retribuzioni pagate alle persone nella classe di età. Classe di età 21-22 anni, quindi sono persone che entrano nel mercato del lavoro a 21-22 anni, quindi a quel punto non hanno ancora non sono possono essere laureati, c'è ancora da vedere quando è stato fatto questo grafico, entrano a questa età e questo è il loro primo impiego, nel senso che è il primo impiego che viene rilevato dai dati dell'INPS. Questa linea nera, lunga, è il livello della loro retribuzione mensile o settimanale, non proprio, non è importante in questo caso, intermediale, quindi
Uno è il livello del 1976, nel 1992 questo livello è 1.3, quindi vuol dire che sarà di interesse il 30% più alto di quanto fosse qua. Quindi, sull'anno, questo è l'anno di ingresso, quindi coloro che 21-22 anni, che avevano 22 anni nel 92, quindi sono i dati del 70, 1992, meno 22 sono i dati del 70, sono quelli che sono entrati nel mercato del lavoro con le retribuzioni più alte, intermediarie. C'è stato un aumento continuo fino al 92. Dal 92 la curva scende, cosa vuol dire? Che i giovani nati dopo il 70, all'ingresso nel mercato del lavoro avevano una retribuzione inferiore a quella che avevano i loro coetanei l'anno prima o negli anni precedenti. Quindi i giovani oggi entrano con una retribuzione, questo è il grafico del 2004, hanno aggiornato proprio decenni queste stime agli anni precedenti, però sono preliminari, ma questo trend continua. Quindi cioè, si entra a una retribuzione più bassa sul mercato del lavoro. E attenzione, questo è contributivo almeno per un aspetto. I giovani oggi hanno un livello di istruzione superiore ai loro coetanei di 20 anni fa, nonostante questo hanno retribuzioni più basse. Però potreste obiettare, vabbè, ma questo è il salario d'ingresso, recuperano la loro carriera lavorativa successiva. Questo non avviene, queste linee qui mostrano la retribuzione media negli anni successivi. Quindi, un giovane che entra nel lavoro nel 76, questa sarà la sua retribuzione nel 77, nel 78, 79 e così via. Quindi questa linea segue la corte dei giovani che avevano 21-22 anni nel 78 quando sono entrati nel lavoro. Come vedete, sono approssimativamente queste linee sono parallele, anche statisticamente si fa un po' di analisi di indicazione qualitativa. Se sono parallele vuol dire che non c'è un recupero per gli anni successivi. Per esserci un recupero, per avere profili di carriera più rapidi, questa linea qui dei più giovani dovrebbe crescere così, quindi cresce molto più rapidamente, ma questo non avviene. Quindi quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni è che i giovani entrano nel mercato del lavoro con una posizione più bassa all'ingresso e con una crescita che non è più veloce di quella dei loro coetanei degli anni precedenti. Questo si traduce in questo grafico complicato che cerca di stimare gli effetti, come gli economisti chiamano gli effetti corti, cioè il numeretto qui sull'asse verticale è un indicatore del reddito permanente, del reddito della generazione, cioè quanto ci si può aspettare di guadagnare dopo il ciclo di vita, questo degli anni del 900 e questi degli anni del 1950 e così via. Consentirmi di essere un po' impreciso in questo caso. Quello che vi dice questa curva è cosa che questo indice di redditi complessivamente guadagnati lungo tutto l'arco della vita è cresciuto in Italia dalle coordinate del 1900 fino alle coordinate del 1970. Come vedete cresce un po' di meno e poi inizia a diminuire. Quindi questi sono dati familiari, questo è un ragionamento un po' più complicato perché stiamo sommando le redditi della famiglia, però ci dice lo stesso, ci racconta lo stesso messaggio per i redditi familiari che ci raccontava il grafico precedente per le retribuzioni. Ci dice che le corti dei nati fino alle classi dei nati fino agli anni 70 hanno beneficiato della forte crescita del nostro paese, i nati dal 70 in poi ne hanno beneficiato sempre di meno. Qui abbiamo poche osservazioni, queste sono dati sporchi, addirittura sembra esserci un regresso, forse il regresso è troppo, però le giovani generazioni non stanno più sperimentando la crescita dei redditi che avevano sperimentato le generazioni precedenti, quelle che hanno beneficiato, o che hanno fatto, non sono beneficiato, che hanno fatto gli anni del mercato. Una qualificazione importante, tra i due grafici c'è una differenza il calcolo statistico. Come vedete questo dato, questo effetto di regresso, di stazionalità scompare e le generazioni continuano a migliorare. Qual è la differenza tra i due grafici? Qui si classificano gli individui, la classificazione sono gli individui capofamiglia sostanzialmente, i giovani capofamiglia.
vita, qui sono i giovani che stanno ancora nella famiglia. Quindi i giovani, si considerano i giovani in base a coloro non che sono nella famiglia, ma che stanno ancora nella famiglia, la situazione non è così drammatica come si è detto insieme. La redistribuzione all'interno della famiglia è essenziale per mantenere stata la vita dei giovani, però qual è il costo? Forse c'è un costo in termini di libertà e di autonomia, non lo so, dipende da se hai scelto o meno. Io qui non do soluzioni, mi sto raccontando una storia. Per mantenere gli standard di vita i giovani e migliorare la qualità della vita rispetto alle generazioni precedenti devono in qualche maniera condividere le risorse con quelle delle loro famiglie. Questo lo sappiamo, se no non finiamo più. Mi avvio verso la conclusione. Questo è un ulteriore punto di analisi della povertà in Italia che merita considerazione. Prima ci è stato raccontato del buon ospitale, qui a Martina Franca, l'iniziativa SIEM, ci sono in tutto il paese, ci sono state più di 15 anni di una commissione di indagine sulla povertà, una commissione nominata dai vari governi, sono stati decano che io in qualche misura nominato dalla Banca d'Italia, quindi mantenevo la continuità verso gli altri membri della commissione che erano in nomina dei ministri che cambiavano per il territorio, quindi ho dedicato sistematicamente alla Banca d'Italia. E lì insomma c'erano 60 persone tra i membri della rappresentanza del Banco Orientale, la Caritas è sempre stata rappresentata, e quindi l'esperienza su iniziative simili ad un po' rappresentare l'esperienza simile mi ricordo. E un dato costante che ricordavo in questi incontri è la crescente importanza della componente immigrata, degli immigrati, negli aiuti che vengono forniti dal terzo settore, nei casi di povertà. Questa è la conferma statistica di questa evidenza. Se noi dividiamo, questi sono dati che indagano la Banca d'Italia, sono dati sui redditi dei nostri consumi, ma il risultato si è analogo, non sono dati sui consumi. Se noi dividiamo le famiglie, tra le famiglie in cui la persona di riferimento, la famiglia è nata in Italia, e le famiglie in cui la famiglia è nata all'estero, dove all'estero può essere anche un paese ricco, all'inizio avevamo pochi immigrati, questi sono i miei 90, pochi immigrati in genere da paesi ricchi, e l'incidenza della povertà per queste popolazioni è più bassa dell'incidenza media degli italiani. Come vedete, la povertà degli immigrati cresce costantemente e in maniera molto marcata, mentre quella degli italiani è abbastanza ferma. Qui ci fermiamo al 2010, non al dato del 2010. Un dato quindi che spesso viene dimenticato, ma cui occorre tenere conto quando si pensa alle politiche sociali, è il fatto che una parte consistente della povertà italiana è ormai rappresentata dagli immigrati, ma immigrati regolarmente in Italia, iscritti nelle nostre anagrafi, questi personaggi da cercare in Italia, che sono le famiglie residenti in Italia. Di questo dobbiamo tener conto quando pensiamo alle politiche sociali. La sperimentazione del reddito minimo fatta dalla provincia di Trento ci dice che metà degli ufficiali sono immigrati e hanno però, dato interessante, il tasso di uscita dalla povertà più alto. Quindi sono tanti, ma escono più velocemente degli italiani che invece rimangono, hanno più difficoltà a uscire dalla condizione di povertà. Questa è la provincia di Trento che è in realtà ricca. Questo è l'ultimo grafico che voglio farvi vedere e poi rapidamente concludo, che secondo me è il più significativo. Ed è un grafico che dovrebbe essere considerato più attentamente dai nostri governi. In questo caso che cosa ho fatto? Qui si sommano più dimensioni. Sostanzialmente in questo grafico io ho suddiviso la popolazione italiana, sono di nuovo dati anche in Italia, quindi sono dati di famiglie residenti sul territorio italiano ufficialmente. L'ho diviso in tre gruppi. Ci sono le famiglie dei nati in Italia residenti al centro nord, le famiglie dei nati in Italia residenti in Mezzogiorno, le famiglie dei nati all'estero. E all'interno di queste famiglie sono andato a vedere alle classi d'età.
Allora, il grafico a sinistra, questo è il centro nord. La barra verde scura rappresenta la quota di minori di famiglie a basso reddito, di famiglie povere, basso reddito perché sono povere e quindi basalmente proprio mai consumi. Questo ci dice che il 5,2% nel 2008, il 5,2% dei minori residenti al centro nord e in famiglie di italiani era povero. Nel centro nord il 3,5% degli adulti era povero e il 3% degli anziani, oltre 64 anni, era povero. Questo è il mezzogiorno e questi sono gli stranieri. Tenete conto che questa analisi ha un corretto differenziale di costo della vita territoriale. Quindi tengo conto che il costo della vita, l'indice di prezzi del mezzogiorno è tendenzialmente più basso di quello del nord. Quindi ho in misura accorciato le differenze tra centro nord e mezzogiorno. Bene, nonostante questo, che cosa abbiamo? In tutte e tre i gruppi i minori sono più poveri degli adulti, cioè c'è l'incidenza di povertà maggiore tra i minori, tra gli adulti e tra gli anziani. Quindi questo obesità di povertà minorile. E questa povertà minorile passa da 1 su 20 è povero del centro nord, se di famiglia italiana, a 1 su 4, anzi un po' di più, nel mezzogiorno, a 1 su 2 per la famiglia degli stranieri. Quindi abbiamo un problema di pensare alle nostre politiche sociali, abbiamo un problema di pensare alle politiche sociali per pensare ai minori, abbiamo un problema di differenze territoriali troppo alte e abbiamo un problema di una popolazione straniera che ormai rappresenta tra il 7-8% della popolazione italiana residente in Italia, di cui dobbiamo farci caso. Quante riflessioni conclusiva? Ho iniziato, ho fatto due parti molto distinte, però ci tenevo la prima parte. Attenzione quindi quando discutiamo di questi temi in Italia al fatto che l'ipotesi di misurazione, l'indice statistico che noi usiamo per la misurazione, non è neutrale. È un indice che coglie dei giudizi di valore che noi abbiamo, il giudizio che noi diamo sulla società. Forse non ne siamo consapevoli, ma dovremmo essere. Venendo invece ai dati italiani, il pubblico, primo punto, noi veniamo da un periodo di stagnazione della crescita economica, di stagnazione dei redditi delle famiglie italiane lunghissima, che precede la grande recessione. Quindi non è un problema degli ultimi 5 anni, è un problema degli ultimi 20 anni. È un problema che dobbiamo in qualche maniera affrontare, che è difficile. Spesso, lavorando in Banca d'Italia, ci viene chiesto di suggerire politiche. Non è difficile trovare quella politica. Ci sono tante ipotesi, gli economisti ne propongono tante cose, però è un problema del paese, il paese nel suo complesso, per porsi il tema del ritorno a una crescita, una crescita che deve essere sostenibile, rispettosa dell'ambiente, rispettosa del paesaggio urbano, il tema tanto caro della vita franca, però noi abbiamo bisogno di far crescere i nostri nel rispetto di tutto questo. Altrimenti non sarà possibile mantenere la nostra strada di vita, altrimenti quello che chiamo regresso intergenerazionale è un rischio concreto che esiste. Il mondo è cambiato, non è più lo stesso mentale. Povertà e disuguaglianza. La povertà e disuguaglianza si tende a dire che le disuguaglianze sono cresciute enormemente, eccetera. Quando guardiamo questi indicatori di disuguaglianza dei redditi, della ricchezza e dei consumi, in realtà non troviamo gli aumenti, troviamo sempre gli aumenti dei primi anni 60, anzi dei primi anni 90, ma sono aumenti inferiori a quelli che osserviamo in altri paesi, nettamente inferiori a quelli che osserveremo in Regno Unito, negli Stati Uniti, ma anche in Svezia e Finlandia, paesi che sono molto più egualitari di noi come livello, ma che comunque hanno sperimentato un aumento forte delle disuguaglianze. Noi abbiamo avuto un aumento negli ultimi anni legato alla grande recessione, ma un aumento trascinato dalla caduta dei redditi e diffuso lungo tutta la distribuzione dei redditi. Chiaro che in questo poi è più facile per una per distante sostenere la caduta dei redditi,
però come l'analisi della disuguaglianza deve andare in conto di questo. Inoltre ci sono importanti cambiamenti nella composizione sociale, nella distribuzione delle reti, nella composizione sociale. Io ho assistito su due caratteristiche, cittadini italiani rispetto a cittadini stranieri, o meglio tre caratteristiche, cittadini italiani e stranieri, la differenza territoriale e la questione, diciamo, generazionale, la questione di disuguaglianza. Su questo dobbiamo agire. E spesso si parla di un trade-off, di una collisione degli obiettivi tra crescita e uguaglianza. Per avere crescita dobbiamo sopportare un po' di maggiore disuguaglianza. Questo non è necessariamente vero, possiamo fare delle politiche che vanno nella direzione sia di diminuire le disuguaglianze sia di aumentare la crescita. Credo che le politiche dell'occupazione siano politiche in questa direzione. L'ultimo punto, questa è proprio solo una battuta, non ne ho parlato, ma sarebbe stato questo altro pezzo importante, che l'analisi, ho parlato di disuguaglianze così come si possono osservare guardando le reti, potremmo parlare anche della ricchezza, avrei detto delle cose molto simili, o uguali così. Queste sono le disuguaglianze che osserviamo adesso, ma un dato altrettanto importante che va considerato in Italia, legato più alla dimensione generazionale, è che l'Italia è un paese con forte rigidità intergenerazionale, che vuol dire che le condizioni delle generazioni giovani sono molto legate alle condizioni dei loro padri o dei loro madri. In questo stranamente l'Italia è accomunata al Regno Unito e agli Stati Uniti. Siamo molto più simili al Regno Unito e agli Stati Uniti che alla Svezia e alla Norvegia. Se voi andate a vedere un indicatore che viene spesso usato, la correlazione tra i redditi dei figli maschi e dei padri è in Italia più alta, è alta quanto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, più alta che in Svezia e in Norvegia. Questa pesantezza del background familiare sulle prospettive di vita dei giovani è un dato che anche se andrebbe intaccato, ma andrebbe modificato, perché significa che coloro che nascono in famiglie disagiate o svantaggiate hanno minore possibilità di migliorare le loro condizioni di vita, le loro fratelli, i loro redditi e in istanza della loro qualità della vita, hanno minore possibilità delle persone che nascono invece in famiglie. Su questo ho parlato troppo, vi ringrazio per l'attenzione che avete avuto da me. Bene, ringraziamo Andrea per questa bellissima lezione di economia, molto tecnica, però con dei fondamenti filosofici e delle riflessioni sociali e politiche molto, molto utili o utili per noi che in questo momento abbiamo anche funzione di governo nella città. Vedo qui anche la presenza di colleghi del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, però credo che siano state anche delle forti sollecitazioni e un discorso seppur tecnico legato e calibrato sulle nuove generazioni, e qui c'è una rappresentanza di giovani. Come andiamo avanti? Andiamo avanti con dei piccolissimi interventi, perché noi non dobbiamo abusare della pazienza, però dobbiamo utilizzare nel contempo le competenze che per noi è un'opportunità quasi unica di questa città del dottor Radolini. Io solleciterei i giovani presenti perché molte delle questioni anche complesse prospettate qui con molta efficacia riguardano il futuro dei giovani. Sono presenti qui dei ragazzi, se loro vogliono intervenire, raccontare, narrare qualcosa, ovviamente non possiamo pretendere analisi molto dettagliate, però credo che qualche giovane potrà dire qualcosa, oppure se ci sono degli aiuti che vogliono comunicare, richiedere visualizzazioni. Non sono giovane,
prego, se vuole venire qua vicino, no, sì. Però la cosa che vi sottopongo con molta evidenza è la verità degli interventi, per consentire poi ai ragazzi di andare a quello che è stato il sigla. No, sarò brevissimo, facendo prima i commenti alle rappresentanze di questo comune che hanno avuto il buon senso di invitare a questa serata. Io mi trovo per caso, mi andavo studi spesso a Berlino perché mi sono un po' innamorato, di aver invitato un personaggio che rappresenta sicuramente la voce della verità e non è politico, e quindi questo ci dà la forza e il coraggio anche di andare al di là di quello che ci è stato spiegato stasera. Conosco per la mia esperienza personale i sistemi usati e le fonti usate dalla Banca d'Italia per misurare una serie di indici, ce ne hanno mostrati molti che hanno evidenziato quello che tutti abbiamo visto, soprattutto in termini di indici temporali e di relazioni tra aree geografiche diverse. Mi piacerebbe sapere qualche dettaglio in più, visto che ho conosciuto dagli anni 60 una fonte veramente lungimirante e preziosa, la Banca d'Italia usata in una ricerca quasi annuale inizialmente, adesso non so quanto, sul reddito e risparmio delle famiglie italiane. Io credo che questi due partner debbano essere chiaramente presi in considerazione, perché negli anni in cui evidentemente si sviluppava da un altro reddito c'era il risparmio che sosteneva l'economia. Allora, dove siamo arrivati oggi e che previsioni può fare per il futuro, dottore? Grazie. Grazie a te, noi magari concludiamo insieme. Ringrazio il nostro ospite di studi, ci fa piacere la sua presenza, qui siamo contenti, invalidi, siamo nello stesso territorio. Se ci sono dei ragazzi che vogliono intervenire, chiedere, interrogarsi, porre questioni sul proprio futuro, perché alcuni dati sui problemi della povertà minorile e giovanile, sono abbastanza allarmati, così come sono stati proposti. Se c'è qualcuno oppure qualche altro intervento, in sala anche persone che hanno esperienza dell'associazionismo sociale, di solidarietà, se vogliono raccontare la propria esperienza diretta, serve anche questo in questo momento. Prego, professor Faccia. Interventi brevi. No, quindi parlare scacciati qui. Sì. Abbiamo seguito, penso tutti, con molto interesse le sue precise analisi a carattere descrittivo, qualche volta anche diciamo orientativo nella parte finale del suo discorso. E ho notato, diciamo, nella primissima parte un riferimento che ritengo importante per quanto riguarda le analisi economiche, cioè i giudizi di valore. L'economia evidentemente non è una scienza asettica, va tutt'uno con i giudizi di valore. E che non sono una componente che va ad aggiungersi, ma si intreccia proprio strutturalmente. Io non sono un economista, ma penso prima considerazione. Poi ho notato anche alcuni grafi, soprattutto negli ultimi, non nell'ultimo proprio, ma nel penultimo mi pare, il terz'ultimo, un riferimento, anche un certo paragone tra la situazione italiana e la situazione presente attualmente in altri paesi europei. Una situazione radicalmente diversa. Ora, a me viene molto spontaneo chiedermi, ma perché Portogallo, Spagna, Italia, Grecia
sono, pur nella situazione di difficoltà generale in cui almeno tutti i paesi europei sono venuti a trovare, in situazioni particolarmente difficili. Perché? Ricordo molto brevemente a questo punto che un grande della sociologia anche economica, Max Weber, scrisse il famoso testo Lo spirito del protestantesimo e le origini del capitalismo, a cui penso anche polemicamente, dico penso perché non ho avuto il piacere di leggere quel testo, Amintore Fanfani, piccolo ma grande, simpaticissimo e molto energico, come lo ricordiamo tutti quanti noi, almeno io, diciamo della metà, rispose qualche anno dopo con Le origini del cattolicesimo e lo spirito del cattolicesimo e le origini del capitalismo in Italia. Ora, al di là di questa contrapposizione con venature politiche, a me parvero in dubbio un fatto, cioè i paesi dell'area mediterranea hanno sofferto, soffrono e soffriranno molto di più degli altri paesi europei, e uno dei suoi ultimi indici lo ha mostrato chiaramente, per un motivo che a me, ripeto, non sono esperto in materia, sembra però abbastanza evidente, cioè nei paesi dell'area mediterranea il capitalismo non si è affermato, ormai costituito, così come è avvenuto invece nei paesi dell'Europa, è vero, centro-settentrione. Tanto è vero che un nostro cittadino, se vuole trovare lavoro, va in Svizzera e lo trova subito, va in Germania e lo trova subito, ma anche dal punto di vista non strettamente economico, ma anche istituzionale, culturale in senso lato, questi sono paesi che riescono a riequilibrare i problemi di natura strettamente economica con, è vero, una quadratura generale che permette loro di affrontare meglio. Basti guardare la situazione politica nostra per rendersi conto. Quindi la domanda è questa. Secondo lì, è vero, ho una mia opinione errata, che il capitalismo nei paesi dell'area mediterranea si sia poco e male affermato e costituito strutturalmente rispetto ai paesi dell'Europa centro-settentrionale? Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Prego. Qualche giovane, qualche domanda sul futuro? Scusi, dottore. Io ero venuto stasera qua perché attratto da una parola meravigliosa che è equità. Purtroppo ho constatato che si è parlato più di uguaglianza o di disuguaglianza. Equità non vuol dire uguaglianza, sono due cose proprio lontanissime, perché l'uguaglianza può essere anche un fatto negativo nella comunità sociale, invece l'equità no. Perché l'equità può essere armonia in tutti i sensi, economico, sociale, finanziario, politico e ovunque. Se lei questa sera va a casa e prende un decimetro e si misura le dita della mano, potrà definire che cos'è l'equità armonica, con la quale si può spiegare tutto. E le povertà e le disuguaglianze, secondo me, spariscono. Grazie. Bene, riflessione molto originale quella del dottor Gianfranco, che ringrazio per l'intervento. Ci sono ancora altri interventi. Vedo il dottor Cramarossa, consigliere di Mario. Sì. Io parlo prima di, appunto, di reddito, più volte vedo appunto parlare di ricchezza. Di consumi non cambiava,
Quindi vuol dire che c'è un'altra variabile da considerare, perché se tutte le cose alla fine non cambiano, c'è un altro paradigma forse che bisogna pensare. E quindi parlo, sono poi le ultime slide che vi ha trasmesso, evidenziava come i consumi erano rimasti invariati più o meno, il risparmio era sceso, il reddito era rimasto invariato. Quindi insomma, quello che cambia è l'indebitamento a questo punto qua, l'unica variabile che c'è per poter mantenere gli stessi redditi. E quindi mi chiedo una cosa di che cosa cambia, che cosa devo cambiare, per tornare un pochettino a ciò che dice il signore precedente, cioè l'equità. Forse dobbiamo trovare altri valori, è quello che effettivamente forse è una bisogno di considerare. Grazie. Grazie dottor Camarossa. Prego, se ci dice il suo nome. Sono Maria Lemosi, sono una cittadina, martinese. Qui si è parlato di povertà. Probabilmente la povertà nasce da una mancanza di lavoro. Si conta il 40% della disoccupazione giovanile in Italia. E nelle slide che abbiamo visto io ho notato un elemento che quel reddito degli occupati comincia a scendere dal 92. Da lì a poco la precarizzazione del lavoro diventa molto forte. E quindi la domanda è: dobbiamo stabilizzare ed evitare la precarizzazione con un cambio strutturale delle leggi sul lavoro, e come far ripartire quei consumi che mancano, perché noi possiamo fare anche le politiche del lavoro, ma se mancano le commesse probabilmente le imprese non cominceranno a produrre. E quindi, come volevo chiedere a lei, che ha sempre nella sua relazione evitato di parlare di quali politiche, perché giustamente le politiche le deve fare il governo, ma noi qui abbiamo un economista che dovrebbe darci sicuramente non ci dà la soluzione, ma un'indicazione di quello che dovrà essere la politica economica di questo paese. Continuare ad avere un'austerità impostaci dall'Europa, perché noi vogliamo rimanere, almeno io mi sento una cittadina europea, oppure chiedere a questa Europa di sracciarci da quei vincoli che ormai sono datati e ai quali non possiamo più rimanere vincolati a quei vincoli che ha fatto nascere l'Europa, e quindi chiedere investimenti pubblici per far ripartire la produzione. Quindi approfitto della sua presenza per avere una risposta, una sua opinione, che non deve essere dettata poi il governo stabilirà quali sono, le saranno le politiche più giuste, ma vorrei sapere qual è la sua opinione: austerità oppure spesa pubblica per far ripartire l'economia di questo paese. Grazie. Ringrazio perché ha messo, portato l'attenzione su un tema che 15 giorni fa qui era presente. Filosofo Diego Fusaro, giovanissimo del San Raffaele di Milano, che diceva: con meno Europa e con meno monoteismo del mercato saremo più uguali e più ricchi. E quindi il suo intervento ha posto una questione molto importante. Se non ci sono altri interventi, prego. Subito dopo il sindaco per il suo intervento e le conclusioni. Quello che stavo per chiedere, in qualche modo ho già sentito negli interventi precedenti, per cui mi limito soltanto a questo, cioè tanto a ringraziare il dottor Brandolini per
la dottrinazione che ci ha proposto, e non mi ricordo di scontare il fatto che voglio sottolinearlo, prendere atto della opportunità di questi interventi, di queste iniziative, e quindi ringraziare l'amministrazione comunale perché si comunica appunto, perché per portare a Martina queste personalità che ovviamente ci offrono spunti di riflessione. Io soltanto, quindi dicevo soltanto questo, volevo chiedere, una curiosità più che altro. Quando sento in televisione il tasso di disoccupazione, mi ritrovo con questi dati, forse sbaglio, non so, ho capito male, si dice che il tasso di disoccupazione in Italia dei giovani è intorno al 40-41%, magari anche oltre, però si dice il tasso di disoccupazione e si fa riferimento ai giovani dai 15 ai 24 anni. Cioè non mi spiego come mai ragazzi di 15, 16, 17, 19 anni che dovrebbero essere ancora nell'ambito di un percorso scolastico vengono accomunati a ragazzi di 25, 26, cioè due ragazzi di cui uno di 32 anni che è disoccupato, magari questi non vengono presi in considerazione. Sarà un errore, ho capito male io, però questo fatto di includere nella conta dei ragazzi disoccupati anche quelli che hanno 15, 16 anni, dai 15 ai 24, non so se lei può tentare di questo. Grazie. Grazie, c'è qualche giovane che vuole intervenire, nel frattempo ho deciso di... Bene, il sindaco cos'è? Io, vabbè, innanzitutto fatemi ringraziare ancora il dottor Bandolini per aver accettato l'invito per tenere qui questa conversazione sui numeri, ma sugli uomini che dietro i numeri in cui in carne ed ossa ci stanno, che ci aiuta a, come dire, anche nel nostro piccolo a lavorare per correggere anche impostazioni. Credo che se posso far tesoro dall'ascolto attento fatto dalla sua relazione, la maggior attenzione sta in quel grafico dove dice che noi abbiamo un welfare costruito sugli anziani, che sono quelli che non hanno avuto un declino, diciamo, di consumi rispetto agli altri strati sociali, compreso gli operai, gli immigrati, i dirigenti e i giovani dall'altra parte. Voi ricordate quel lunghissimo grafico, no? E credo che lì noi dobbiamo cercare di stare attenti a questo, perché se al di là poi delle cose che potremo o non potremo fare in Europa per cambiare un'impostazione politica troppo restrittiva, questo è un dibattito ormai internazionale quasi, no? Poi magari ci si può anche soffermare, però lì sta, credo, il nocciolo della riflessione fatta, portataci oggi. Noi abbiamo un welfare costruito per uno strato sociale che va protetto, assolutamente va protetto, però non abbiamo nessun welfare costruito per i giovani che, con l'ultima slide, ci diceva il dottor Pandolini, è dipendente, vivendo immobile perché è troppo dipendente dalla famiglia. Ecco, credo che queste due cose si legano tra di loro. Perché non avendo un welfare che mette in grado un giovane di muoversi anche con una certa autonomia e quindi di prendere delle decisioni, poi finiamo con incessarlo. Ecco, io credo che su questo noi dobbiamo riflettere un po' anche nella nostra comunità. Voi, come sapete, noi ci stiamo trasferendo verso le politiche sociali e sono trasferimenti che hanno un indirizzo abbastanza vincolato. In genere è fatto anche per sostenere l'area della disabilità, della non sufficienza che da una certa fase in poi si manifesta. Ma mi preoccupa il fatto che, siccome poi beneficiamo, grazie a Cera, anche da un allungamento dell'età delle persone, quelle statistiche tendono ad essere ancora sempre più pesanti e squilibrate verso il segmento anziano della nostra popolazione. L'altra cosa è drammatica,
giorno. Il dottor Bertolucci diceva, guardate che io ho, diciamo, neutralizzato i dati dal fatto che nel sud il tenore di vita, il costo della vita è inferiore a quello del nord. E quindi quei dati diventano dei dati assoluti. Cioè, mi preoccupa, perché non voglio assolutamente fare nessuna polemica, ma credo che il governo appena nato è molto squilibrato di nuovo, se c'è un'opera con mia attenzione. Cioè, è questo. Non faccio per polemica, è perché ancora una volta non viene assunta uno dei problemi fondamentali dell'Italia, che è per la correzione dei disequilibri, che poi può portarci a uno sviluppo dei nostri territori. Ecco, queste sono cose su cui francamente vale la pena sempre di più riflettere. Certamente anche nelle nostre politiche fiscali, quelle poche cose, guardate, faccio un esempio estremamente semplice. Noi l'anno scorso ci siamo occupati di come distribuire la TARES. Abbiamo trovato che c'erano troppe ristrettezze, non ci facevano, non mettevano il Consiglio Comunale in grado di fare una politica, diciamo, perequativa, perché per come era costruito il modello, speriamo che il nuovo modello lo allenti, non si poteva fare niente, non c'erano possibilità di introdurre le azioni. Ebbene, questa benedetta imposta grava, secondo il principio di chi più indovina paga, sulle famiglie numerose, che sono, secondo me, una delle risorse fondamentali da tutelare in Italia, perché sono una merce ormai anche abbastanza rara e dovremmo tutelarla, perché se stiamo parlando di famiglie numerose stiamo parlando di giovani, quindi stiamo parlando di famiglie. Sicuramente quest'anno che è possibile lavorare sulle detrazioni, la lavoreremo. Però l'anno scorso avevamo, come dire, eravamo impregnati dalla impossibilità di fare una politica ancora una volta in favore delle famiglie dove insistono giovani o dove insistono addirittura bambini. Questo è importante perché quando calibriamo le nostre attività, quando calibriamo le nostre iniziative, se questa serata la assumiamo come una delle belle serate in cui abbiamo discusso sì di economia, ma abbiamo discusso di fotografia della nostra società, no? Ecco, se vediamo fare tesoro di questo, significa prendere quelle indicazioni e orientare le nostre politiche laddove più debole è la distribuzione del reddito e laddove più debole è la possibilità di sottrarsi alla nostra di questa crisi. Credo che, ecco, concludo, che questo dibattito noi lo porteremo avanti e lo porteremo avanti, lo ripeto, perché non è neutro quello che verrà nei prossimi anni rispetto al modo di stare dell'Italia in Europa e al modo di essere dell'Europa. C'è oggi, curiosamente, è possibile leggere almeno sulla stampa nazionale che gli Stati Uniti non hanno, nonostante sia partito di lì lo shock che ha provocato la crisi, non hanno subito gli stessi effetti di quella crisi grazie agli stimoli messi in campo dall'amministrazione Obama. In Europa invece si è seguito una politica di rigore, per cui c'è questo dibattito sull'uovo e la gallina, perché prima o poi gli Stati Uniti dovrebbero entrare in una fase in cui riassorbono quella enorme quantità di liquidità che hanno messo in giro. Allora, sicuramente questo è un dibattito molto interessante che l'Europa deve affrontare, perché gli Stati Uniti contendono a scaricare quella liquidità e a farla diventare, diciamo, un'inflazione che mette in crisi il mondo. Ecco. Però oggi noi qui su questo non possiamo agire, noi quello su cui possiamo agire è che sicuramente dobbiamo prestare attenzione a e chiedere anche in Italia
è sopportare anche in Italia una restrizione delle politiche che vanno verso il welfare, no? Che garantisce una fetta ristretta di persone, ma che sono gli anziani e alcuni settori anche del lavoro, non neanche tutti i settori, a scapito dei giovani. Quindi avere il coraggio di introdurre il tema del reddito minimo garantito, di una borsa che possiamo mettere in campo, di politiche di formazione più moderne da mettere in campo, da legare alle imprese, da non necessariamente un reddito che si percepisce a casa, ma un reddito che si percepisce grazie a politiche che danno alle imprese la possibilità di formare e di distribuire risorse, cioè fare passare questo welfare attraverso il canale delle imprese. Credo che sia un obiettivo che ci si possa fare a livello nazionale. Diciamo che noi anche nel nostro piccolo, sul nostro territorio, lo facciamo. Quando interpretiamo alcune politiche europee che distribuiscono dei brochure per formare all'interno di imprese, per esempio operatori turistici o altre figure professionali, noi lo abbiamo fatto per esempio con il gruppo di azione locale della Valle d'Itria, che è gestiva delle risorse europee rivolte al sistema turistico locale. Credo che questo sistema possa essere anche, come dire, moltiplicato con una politica attiva del lavoro che aspettiamo che finalmente possa partire in Italia e che il governo appena nato possa mettere in campo. Quindi grazie per il contributo che ci dà anche alla nostra riflessione. Credo che i consiglieri attenti che sono intervenuti, ma anche i cittadini che hanno seguito il dibattito, possano trovare anche da queste indicazioni, diciamo, una direttrice di marcia anche per le politiche che noi mettiamo in campo come amministrazione. Grazie. Ideatica legata all'istruzione, quanto l'istruzione e la cultura possono attutire questi risultati molto negativi, queste tendenze abbastanza negative sui giovani. Grazie e sui interventi. Grazie. Essendo in inglese direi overwhelmed, inondato, investito dalla quantità e dalla difficoltà delle domande che avete fatto. Io sono un economista di banca centrale, non sono un politico che sa rispondere a tutto. Allora, dato che è una giornata particolare. Certo, non vedere rispondere a tutto, perché ho qualche schematica di azione per quelle che sono state dette, cercare di dare un ordine logico. Voglio partire da una questione importante, la questione dell'equità. Io sono assolutamente d'accordo che equità non vuol dire uguaglianza. In maniera maldestra all'inizio ho cercato esattamente di dire questo. Equità presuppone una visione del mondo e presuppone che noi abbiamo una, scegliamo qual è la dimensione, lasciamo dire come diciamo da sempre, lo spazio valutativo che è rilevante. Però John Rawls diceva l'equità la misuro l'uguaglianza di beni primari. Poi dopo c'è la responsabilità degli individui che agisce e degli individui che fanno. Allora, la terza dice l'equità noi la raggiungiamo garantendo condizioni, forse non di uguaglianza, però di parità tra le persone nello spazio delle capabilities, delle capacità. Le capacità che cosa sono? Le capacità sono le capacità delle persone di fare le cose che loro valutano importanti nella vita. Quindi il concetto di equità non vuol dire uguaglianza, ma vuol dire mettere tutti in condizione di sviluppare, di fare, di essere le persone che vogliono essere. Marta Sen, questo cita il Marx dei manoscritti economici e filosofici, quindi il primo Marx. Quindi il concetto di Sen, quando lo elabora, è un concetto di libertà sostanziale, quindi avere quegli strumenti che mi consentono di esercitare la mia libertà. Quindi sono d'accordo, prendo la critica, ma
non ci dà meno di dire che l'unità sia uguale all'uguaglianza, però poi io non sono un filosofo, io sono un economista, quindi devo tradurre in pratica quella che è la visione dell'unità. Cioè, se voi andate a vedere adesso, se vale bene, se voi vedete il dibattito dove le riforme, e più le riforme del governo Monti, il governo Monti viene indicato, ha chiamato il primo provvedimento per l'equità. E i sindacati criticavano quel provvedimento dicendo che era un provvedimento inico. Quali erano le visioni sottostanti di equità o di iniquità? Il mio punto è, cerchiamo di rendere esplicite, siamo coscienti che queste visioni noi le mettiamo dentro le misure statistiche che usiamo ogni giorno. Queste misure non sono neutrali, siamo consapevoli, l'indice di Coleman e l'indice di Gini. Poi mi fermo, se no, continuiamo troppo lungo. I giudizi di valore sono un pezzo dell'economia, e qui rispondo schematicamente. Il padre, quello che è considerato il padre dell'economia, Adam Smith, scrisse il suo primo libro che era destinato a un po' la sempre, la teoria dei sentimenti morali, che è un libro di etica, non un libro di economia, prima della richiesta delle nazioni. Sulla legge del capitalismo potremmo discutere un po'. Allora, qui me la cavo con una battuta. Una delle cose, uso volutamente questo termine, adesso gli economisti, è spiegare tutto con capitale sociale. Anche i miei colleghi, anche uno di voi, che andate fra il ministro dell'economia, poi è andato male, Tabellini, ex direttore della Bocconi, ha scritto molto sul capitale sociale. Capitale sociale è un concetto che ha qualcosa di affascinante, è qualcosa di terribilmente rischioso da spiegare. Il capitale sociale che ha prodotto Patman scrivendo appunto delle regioni italiane, e da lui emerge che il Mezzogiorno è un posto con capitale sociale basso, è un concetto legato ma non concetto al fanatismo morale. Io tendo a pensare che l'economia dobbiamo spiegarla con le categorie dell'economia. Certo, il protestantesimo può avere un ruolo rispetto al cattolicesimo, ma quello che conta sono quelli che sono i rapporti di forza della società, quella che è la proprietà dei mezzi di produzione, e questo è dove si distribuono le economie. E quindi non parlo di capitalismo, parlo di capitalismi. In questa frase il capitalismo anglosassone è vincente rispetto al capitalismo del sud Europa, ma il capitalismo della Germania non è lo stesso del Regno Unito, così come non è il capitalismo della Cina. Cioè, in Cina abbiamo lo Stato, probabilmente dal punto di vista economico, più capitalista di tutti, con un protagonista al governo. Nessuno si rende conto di questa contraddizione interna di una filosofica, ma ancora di fattore. Quindi non c'è un modello di ciclo, ci sono variazioni del tempo, problemi che si sposta verso l'Oriente, gradatamente, nel centro del mondo, perché adesso si sposterà le ruote, eccetera, eccetera. Però usiamo categorie economiche per spiegare l'economia, non categorie come capitale sociale e ruote. Ma questa è la mia visione, non la visione di tutti gli economisti. Sulla questione del reddito, richiesta e consumi, sono stato impreciso, non sono la stessa cosa. Quello che volevo dire è che se io guardo gli andamenti della disuguaglianza con le indici standard, negli ultimi anni ottengo valutazioni simili sia per le che per la ricchezza che per i consumi, però non sono la stessa cosa. E soprattutto faccio un esempio molto specifico: se io misuro la disuguaglianza della ricchezza in Italia, trovo che la disuguaglianza della ricchezza in Italia è molto più bassa che la maggior parte degli altri paesi europei. I dati sulla ricchezza sono molto più precisi, è stato citato all'inizio dell'indagine della Banca d'Italia, dallo Stigliano. L'indagine della Banca d'Italia è importante e noi l'abbiamo esportata. Se noi adesso abbiamo un'indagine europea sulla ricchezza delle famiglie, è perché noi, come Banca d'Italia, abbiamo spinto a livello europeo, dentro la Banca Centrale Europea, perché questa indagine è stata fatta in tutta Europa con criteri più possibili da comparare. C'eravamo noi, c'era la Banca di Spagna al tempo, adesso ci sono i tedeschi, quasi tutti i paesi dell'area dell'euro. E da quell'indagine emerge che le famiglie italiane non solo sono
mediamente più ricche, ma che hanno una distribuzione della ricchezza netta, quindi al netto anche dei debiti, meno diseguale, più diseguale del reddito, che questo è in tutti i paesi, ma meno diseguale. Quindi siamo ben strano, se facciamo un confronto tra Italia e Germania, la distribuzione dei redditi in Germania è molto più egualitaria che in Italia, la distribuzione della ricchezza è esattamente il contrario. Quindi abbiamo una ricchezza diffusa, dobbiamo interrogarci su cosa vuol dire questa ricchezza diffusa, che una parte è delle abitazioni, quindi è una ricchezza non liquida, è una ricchezza che è difficile da realizzare nei momenti in cui c'è bisogno, ed è una ricchezza che è legata al prezzo dell'abitazione, quindi al loro mondo. Quindi non sono le stesse cose, però il punto importante è considerare insieme tutte queste variabili, consumi, redditi, ricchezza e risparmio, indebitamento, perché ci raccontano delle, cioè è l'insieme di storia che ci spiega quello che accade. Poi, una battuta sulla questione del tasso di disoccupazione. Sono sempre d'accordo, il tasso di disoccupazione 15-19 ha pochissimo significato, perché? Perché in quella fascia d'età lì sono quasi tutti a scuola. Il tasso di disoccupazione è una cosa di cui non tutti sono consapevoli, i non tecnici, è che viene calcolato con le persone che cercano, che non hanno lavoro, tra coloro che cercano attivamente lavoro. Quindi quel 40% non è su tutti i giovani della fascia d'età 15-24, per esempio, ma è tra i giovani. Da 15-24 che stanno davvero cercando lavoro. Se noi consideriamo l'intera classe di età, il tasso di disoccupazione del 40% scende al 12%, che vuol dire che un giovane su 10 in quella fascia d'età non trova lavoro, e tra quelli non ci sono quelli che vanno a scuola. Quindi non è per ridimensionare il fenomeno, però vuol dire che il tasso di disoccupazione è una variabile molto scivolosa. Proprio per questo, perché è definita su coloro che stanno attivamente cercando lavoro, non sul totale della popolazione, a differenza del tasso di occupazione che c'è sulla classe, quelli che sono occupati nella classe di età. Le definizioni sono sempre importanti. Vengo all'ultima parte più difficile, la questione delle politiche. Io non ho parlato molto di occupazione, ho solo fatto una battuta finale. Io sono convinto che migliori condizioni di occupazione siano importanti per ridurre le disuguaglianze. Dove migliori di occupazione, condizioni migliori di occupazione vuol dire qualità dei lavori e vuol dire quantità dei lavori. Dal punto di vista della quantità dei lavori, quindi della creazione di posti di lavoro e di occupazione, l'Italia non si è comportata. Cioè l'altra faccia di quella riduzione di strati, della riduzione di strati di ingresso degli ideali, è che sono aumentate le opportunità di lavoro. L'Italia, se andiamo a vedere le statistiche, è uno dei paesi in cui è più aumentata l'occupazione dalla metà degli anni 90 fino alla grande recessione, come numero di occupati. È peggiorata la qualità dei lavori, come diceva, c'è stata una precarizzazione. Non è un dato solo italiano. Il successo tedesco, di cui tutti parlano adesso, si parla sui cosiddetti minijob, cioè una quantità significativa dei lavori creati in Germania sono lavori poche ore poco retribuiti. Quindi, come possiamo evitare questa precarizzazione? Io qui le rispondo con una cosa di cui sono profondamente convinto e di cui ho discusso anche con i colleghi dell'OSCE, della Bundesbank e quelli della BCE, e che anche tutto quello che diceva lei. Il problema della popolazione in Italia non si risolve cambiando le leggi del mercato del lavoro. L'occupazione si risolve creando lavoro. Bisogna creare le condizioni perché questo paese cresca, perché i suoi imprenditori sappiano fare gli imprenditori, possono fare imprenditori, perché i lavoratori possono trovare lavoro. Il pensare che togliendo l'articolo 18 o rendendo all'opposto più rigidi i contratti a termine risolve per il mercato del lavoro è un'illusione. Quando ho fatto una battuta nella relazione, dicevo che il mondo è cambiato. Il mondo, se voi andate a vedere
cosiddetto programma tra paesi e dentro l'orizzonte temporale lunghissimo di 100-150 anni. Vedete quanto è cambiato per l'ingresso della Cina, meno di Vietnam, anche l'India conta, dell'Indonesia, della Corea. La Corea ora ci ha superato come ha detto pro capite, a guardare il potere d'acquisto, era molto di sotto di noi negli anni 50. Quindi questo vuol dire che questi paesi che sono grandi, perché i numeri contano nell'economia, i numeri assoluti della popolazione è grande, questi paesi solo ci riusciranno ad andare, non è che decidono che possiamo tornare a 20 anni fa, 30 anni fa, perché ne stavamo bene. Loro sono lì, quindi siamo noi che dobbiamo capire come è cambiato il mondo e noi come paese cambiare i nostri comportamenti. Dicevo prima, per Luigi Ciocca, che era membro del direttore della Banca d'Italia, ora in pensione, ha scritto un libro dal titolo significativo, un libro di storia economica, una lettura della storia economica italiana, che si intitola Ricchi per sempre, col punto interrogativo. Ovvero sia, l'Italia è sì un paese ricco, un paese che è riuscito a raggiungere grosso modo i paesi di prima industrializzazione alla fine degli anni 80, primi anni 90, e da allora si è fermato e sta vivendo di rendita. Vi ho detto prima, abbiamo accumulato ricchezza, abbiamo avuto i nostri risparmi, però non dura. Quindi noi dobbiamo cambiare su questo. Cosa possono fare le politiche? Questa è la parte più difficile da assolutamente. Le politiche di austerità adottate in Italia non potevano non essere adottate, lo dico perché non posso non dirlo in quanto dirigente della Banca d'Italia, lo dico perché ne sono convinto. Non posso perché noi abbiamo scelto di stare in Europa, abbiamo scelto di stare nell'Unione Monetaria Europea e ci dobbiamo assumere tutte le responsabilità di questa scelta. E le responsabilità di questa scelta voleva dire adottare delle politiche di quel tipo. Solo a livello europeo avremmo potuto modificare queste politiche, ma questo voleva dire avere una credibilità e una serietà nel paese che purtroppo non abbiamo, perché questo lo posso raccontare, potrebbe durare nulla. Nel settembre 2011 io e altri quattro colleghi abbiamo fatto un segnale di un giorno alla Banca Centrale Europea per convincere i nostri colleghi della Banca Centrale che era giusto comprare tutti gli stati italiani e salvare questo paese dalla bancarotta. Così è stato. E in questo paese forse non sapevo che qualcuno si assumesse le responsabilità delle scelte che sono state fatte. Possiamo modificare le politiche di austerità? Io credo che andrebbe modificata. La mia opinione è che si dovrebbe adottare una politica economica di alto segno in Europa, ripeto, in Europa. Non è una cosa che possiamo decidere da soli. Questo si collega forse anche alla visione protestante che prima avevo liquidato molto velocemente. Paul Krugman ha scritto delle cose molto belle sulla Germania dicendo: ma la scelta dell'austerità in Germania è una scelta etica, non economica. Infatti la scelta che non fa a un economista americano, che sia di destra o di sinistra, conservatore o progressista, è una scelta che non sembra logica, quella dell'economia tedesca. Perché è una scelta che ha non danneggiato, però ha indebolito anche l'economia tedesca, perché l'economia è fortemente integrata a livello europeo. Si poteva scegliere una politica più espansiva, però lì ci vuole, allora lì ci andiamo a scontrare con la politica economica, con l'economia politica delle decisioni all'interno dell'Europa, con degli elettorati che sono poco europeisti in questo momento, soprattutto nei paesi che vanno meglio. Quindi noi, dato che ci si dimentica spesso, l'Italia non è un paese che ha avuto aiuti, noi siamo ancora, siamo creditori netti verso l'Europa, diamo di meno ai tedeschi, ma noi diamo all'Europa più di quanto ci diamo, pensando soprattutto alle mezzogiorno e alle politiche europee. Quindi non spero di aver illuso la domanda, la mia risposta è: a livello europeo credo che sarebbe utile e ripensare alle politiche di austerità per avere politiche più espansive nella misura opportuna. Non credo a un aumento della spesa pubblica differenziata. I tempi della spesa pubblica facile sono passati perché il mondo è integrato a livello europeo.
la partita si gioca sul rendere più competitive le nostre imprese. Non credo che possano rendere competitive le imprese italiane tagliando il costo del lavoro, perché questo è un elemento anche aggregato in terra giganteschi, ma anche perché la competizione d'Italia non la può fare sul costo del lavoro, perché adesso la può fare con la Cina, fra 10 anni la può fare con Kenya o con la Nigeria, che saranno i nuovi locali produttori. Noi dobbiamo fare questo lavoro di prodotti, su quello dobbiamo fare la concorrenza. Noi abbiamo subito il colpo prima di altri concorrenti, il paese europeo, anche gli altri paesi europei lo subiranno. La stessa Germania, non è che i cinesi cercheranno molto di imparare le altre tecnologie di cui i tedeschi sono specialisti, cercheranno un po' di tempo, di più di imparare il tessile di bassa qualità, però sul tessile di alta qualità non è ancora la qualità, lì si fa, su un manifatturiero, io sono romagnolo, sono di Ravenna, un manifatturiero dell'Emilia Romagna o certe zone del Veneto o del Romagna, rimane ancora uno studio di mezzogiorno. Di vista, ma è ancora talmente competitivo perché la qualità dei prodotti è tale che le imprese hanno la loro capacità di mantenere quote di mercato. Su quello si deve lavorare. Politiche industriali moderne, nuove, dobbiamo ripensare le politiche industriali, l'innovazione è cruciale, la scuola, sono assolutamente d'accordo, gli investimenti sulla scuola, il nostro welfare, scusate la storia. Il nostro welfare non è sbilanciato sulle zampe, non è che sia da buttare. Noi abbiamo un sistema sanitario nazionale con grossi problemi, funziona a macchia di trovare del territorio, ma noi abbiamo un sistema sanitario nazionale che protegge i cittadini italiani non solo, anche se sono disoccupati. Se non hanno occupazione, non hanno lavoro, gli Stati Uniti no. Cioè noi abbiamo creato un sistema universalista di sanità che ce l'hanno in pochi paesi al mondo, viene giudicato bene dalla WHO, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e quindi non buttiamo il bambino, non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Noi abbiamo un sistema di welfare che ha bisogno di essere modificato, che ha delle profonde sacche di inefficienza e ingiustizia, ed è soprattutto nel sostegno a certe fasce della popolazione. Però non è che tagliamo le pensioni per pagare il fatto che gli anziani siano stati protetti con l'accesso è un segno di progresso, nella grande depressione degli anni 30 questo non avvenne. Abbiamo messo un sistema che ha protetto almeno gli anziani, e poi attraverso gli anziani poi c'è stato un trasferimento ai più giovani. Però dobbiamo superare questa fase, dobbiamo creare un sistema che sia, uso la parola, più equo, e ci siamo capiti. E basta, l'ultima cosa da dire, se la scuola è assolutamente fondamentale, quindi citerò il governatore come si fa in queste situazioni, ha parlato di testi di coscienza, ha fatto un intervento recentemente a Bari. Siamo andati a Bari. Sulla qualità dell'istruzione non ci giochiamo il nostro futuro. I giovani italiani si giocano il loro futuro, tutti devono studiare di più e meglio. E su questo